Ciao a tutti! La lettura che voglio proporvi oggi è un ennesimo libro game digitale facente parte del catalogo della Infinity Mundi, scritto da Gilbert Gallo e illustrato da Pietro Rotelli. È ambientata in un'antica Grecia mitologica. Se siete appassionati di questo genere letterario, allora questo è un libro game che vi piacerà molto, in quanto troverete numerosissimi riferimenti a questo tipo di leggende. Io ne approfitto per ringraziare tantissimo Gilbert Gallo per avermi regalato il codice per sbloccare l'intera avventura. Nel gioco voi vestirete i panni di Alceo, un eroe che verrà colpito da una maledizione all'inizio del libro, o almeno questo è quello che sembra, e lo vedrà impegnato in un lungo viaggio alla ricerca del santuario di Delfi per scongiurare la suddetta maledizione. Neanche a dirlo sarete chiamati a superare mille avversità, insidie, intrighi e solamente alla fine scoprirete se il vostro protagonista riuscirà effettivamente a diventare il grande eroe leggendario di Hellas. Questo libro game mi è piaciuto tanto per delle componenti molto originali. Una fra tutte è la possibilità di affrontare l'avventura scegliendo tre diversi archetipi di eroe. Potete scegliere quello più scaltro, potete scegliere quello più forte o potete scegliere quello più ricco di intelletto. Un'altra particolarità che mi ha divertito tantissimo è stata quella di ricevere in dono delle visioni da parte degli dèi. Queste visioni possono comunicare qualcosa all'eroe che avverrà in futuro, in modo da aiutarlo nel suo viaggio, ma sarete voi a dover interpretare in maniera corretta le visioni. Come interpretare bene queste visioni? Per mezzo di una sorta di ruota della fortuna, che voi dovrete bloccare quando la freccia si troverà nel punto esatto. Se ce la farete, allora vorrà dire che avrete interpretato bene la visione proposta dagli dèi. Random Audiolibri presenta Una partita a Eracle, nascita di un eroe, di Gilbert Gallo. Voce narrante Alessandro Concas. Il tuo nome è Alceo, hai 20 anni e sei nato a Tebe. La tua è una casata nobile, discendi da Perseo, il famoso uccisore della Medusa. Tuo padre Anfitrione avrebbe potuto aspirare al trono di Tirinto, ma fu esiliato a Tebe prima che tu nascessi. Nonostante questo, hai vissuto una vita felice e a 14 anni hai sposato Megara, figlia di Creonte, re di Tebe, dalla quale hai avuto 3 figli. Un anno fa hai subito la grave perdita di tuo padre Anfitrione durante una battaglia contro i soldati della città di Orcomeno. Ti trovi ora in visita con tutta la tua famiglia presso un vostro amico di nome Anticiro, che abita in un piccolo villaggio sul monte Imetto, vicino ad Atene. Hai trascorso parecchi giorni felici assieme alla tua famiglia, cacciando cervi sulle pendici del monte. Che meraviglia! Torni da una battuta di caccia molto proficua. Una cerva con 3 piccoli cervi. Felice, mostri il tuo trofeo ad Anticiro, che però non sembra molto felice. Ti prepara una tisana rilassante che ti fa sprofondare immediatamente in un sonno profondo. Al tuo risveglio ti rendi conto che i 4 cervi sono in realtà tua moglie Megara ed i tuoi 3 figli. Anticiro ti racconta di averti visto improvvisamente impazzire e lanciare frecce all'impazzata, tanto che lui stesso ha rischiato di venire trafitto. Approfittando di un momento di tranquillità, ti ha somministrato una tisana di elleboro per farti risanvire e per fortuna ha avuto successo. Ti consiglia di recarti quanto prima all'oracolo di Delfi per purificarti dell'orrendo crimine commesso e chiedere consiglio su come spiarlo fino in fondo e magari scoprire se questa tua pazzia è naturale o è stata causata da qualche divinità che è adirata con te. Non sarà affatto facile, poiché Delfi è a circa 3 giorni di marcia e le terribili Erinni, le implacabili punitrici divine, sono di sicuro già sulle tue tracce e faranno di tutto per ucciderti e vendicare così il tuo crimine orrendo. Per evitare le Erinni, Anticiro ti consiglia di recarti dapprima ad Atene e chiedere al re Egeo, amico di famiglia, di purificare almeno un po' la tua anima al tempio della dea Atena. Anticiro ti promette che darà degna sepoltura ai tuoi cari,
ma tu non devi perdere tempo, o le rinni ti raggiungeranno e ti tormenteranno in eterno, rendendoti impossibile qualsiasi tipo di espiazione o vendetta. Fatti forza e procedi. Col cuore affranto dal dolore, fissi sconsolato le salme dei tuoi familiari, deceduti a causa del tuo folle e imperdonabile gesto. Saluti con un abbraccio il tuo caro amico Anticiro, raccomandandogli di prendersi cura delle salme dei tuoi cari. «Farò come mi hai consigliato», affermi, mentre una lacrima riga il tuo viso. «E andrò a fondo di questa faccenda. Farò di tutto per arrivare ad Atene e chiederò al re Egeo di purificarmi e di darmi un consiglio. Sono sicuro che la mia follia è stata opera di qualcuno e voglio sapere chi è! Lo inseguirò fino alle sponde del grande fiume Oceano per fargliela pagare!» Calliope ti appare. «Scusami solo un momento, Alceo. So che hai fretta di vendicare i tuoi cari, ma c'è una cosa importante che devo dirti. Questo Infinity Book è frutto di grande lavoro e dedizione, e mi auguro con tutto il cuore che possa appassionarti come ha appassionato noi realizzarlo. Il sogno di noi muse è quello di creare altre bellissime storie da condividere con te. Supporta il nostro duro lavoro acquistando la versione completa con un semplice click. Oppure gioca i primi paragrafi del libro gratuitamente. Grazie. E ricorda che noi dee siamo sempre pronti ad aiutarti dall'alto. Ora va, Alceo. Non indugiare, risponde Anticiro. Se non ti affretterai verso Atene, le Erinni ben presto ti saranno addosso e nessuno potrà salvarti dalla loro furia implacabile. Così dicendo ti indica l'orizzonte ed un brivido di terrore risale lungo la tua schiena, allorché scorgi in lontananza tre sagome alate che puntano dritte verso di te. Corri al cielo! Corri verso Atene! Ci penserò io a prendermi cura dei tuoi cari. Che gli dèi abbiano pietà di te! Col cuore che ti batte all'impazzata nel petto, prendi commiato ad Anticiro per affrettarti alla volta di Atene. Sei confuso e sotto pressione, ma per fortuna senti la voce del tuo dio protettore che ti consiglia con delle visioni. Cerca di interpretare le visioni divine. Le visioni sono confuse e la voce del tuo dio giunge indecifrabile. Dovrai cavartela da solo. Dinanzi a te c'è la strada maestra che hai percorso all'andata. Di sicuro è la via più breve. Un piccolo viottolo serpeggia fra i campi coltivati e sembra andare anch'esso nella direzione giusta. In alternativa dovresti farti strada attraverso un'intricata foresta che sembra estendersi dal monte Imetto fino ad Atene. Cosa farai, Alceo? Opti per la strada maestra, scegli il viottolo fra i campi coltivati o preferisci addentrarti nell'intricata foresta? Opti per il viottolo, né troppo scoperto come la strada maestra, né troppo lento come la foresta. Chissà se la tua scelta si rivelerà vincente. Dopo alcune ore di cammino fra oliveti e campi coltivati, giungi incolume ad un trivio. Le lugubri sagome delle Erinni si stagliano in lontananza nel cielo. C'è poco da stare tranquilli. Il sentiero la tua destra riporta sulla strada maestra. Ottima idea per risparmiare tempo. Il sentiero che continua dritto sembra portare ad un piccolo villaggio. Invece, il sentiero sulla sinistra si addentra nell'intricata foresta. Di sicuro quest'ultima è l'opzione che ti farebbe passare più inosservato, ma porterebbe probabilmente via molto tempo. Dove ti recherai ora? Imboccherai la strada maestra, prima arrivi ad Atene, meglio è. Continuerai sul viottolo fino al villaggio o ti inoltrerai nella foresta? Non si è mai troppo prudenti. Continuerò sul viottolo fino al villaggio.
arrivi nei pressi di un piccolo villaggio. Mescolandoti agli abitanti e sgattaiolando fra le case, dovresti riuscire a non farti vedere dalle erinni. Il villaggio appare piccolo ma ben tenuto. Tutti ti guardano con sospetto. Non devi avere un bell'aspetto. Al centro del piccolo paesino c'è un pozzo ed una modesta locanda, dove potresti ritrovare un po' di ristoro dalle tue fatiche. Al prezzo di una moneta di bronzo, l'oste può offrirti un pasto caldo a base di pane, olive e carne di montone, accompagnato da un bicchiere di vino rosso. Purtroppo non ho soldi. Continuo il mio viaggio verso Atene. Finalmente arrivi in vista delle mura di Atene. Il tuo cuore esulta di felicità. Fra poco potrai incontrare il re Egeo che ti purificherà dai tuoi orrendi crimini. Ma il fato ha in serbo una sorpresa per te. Come un uomo scorgendo un velenoso serpente balza indietro spaventato, allo stesso modo vieni scioccato da ciò che ti si para dinanzi agli occhi. Le mura di Atene sono circondate da ogni lato da un grande esercito che sta bloccando ogni ingresso, cingendo la città nella letale morsa dell'assedio. Centinaia e centinaia di guerrieri con armature scintillanti e veloci carri da guerra si radunano sotto differenti vessilli. Riconosci il più grande di tutti, la testa del toro, simbolo della casata cretese di Minosse. Cosa ci fanno i minoici qui? E perché stanno assediando Atene? Troppe domande e così poco tempo per rispondere. Entrare ad Atene in queste condizioni è un'impresa a dir poco temeraria. Dovresti farti strada nell'accampamento degli ostili minoici e riuscire a farti aprire le porte di una città sotto assedio. Riuscire a reggere la volta celeste sulle spalle come Atlante ti sembra un'impresa meno azzardata. Altrimenti potresti rinunciare ad entrare ad Atene e correre direttamente verso Delfi. Lì di sicuro potrebbero purificarti. Ma non vuoi sfidare troppo la sorte. Fino ad ora sei riuscito ad evitare le erinni, ma per quanto ancora la tua abilità ed il tuo dio protettore potranno salvarti dall'inevitabile punizione divina. Ti volti indietro e vedi che le erinni nel cielo sembrano sempre più vicine. Il tempo stringe, cosa decidi di fare? Tenti l'ardua impresa di entrare ad Atene sotto assedio o eviti Atene e ti dirigi a marce forzate verso Delfi? Tento l'ardua impresa di entrare ad Atene sotto assedio. Ricordi le parole di Anticiro. Non riuscirai a sfuggire a lungo alle erinni. Non potresti mai arrivare fino alla lontana Delfi senza che prima il re Egeo ti abbia purificato per il tuo orrendo crimine. Ragion per cui devi entrare ad Atene ad ogni costo. Ti avvicini cautamente all'accampamento dei minoici e mentre elevi una preghiera al tuo dio protettore, cerchi di capire quale sia il modo meno rischioso per entrare ad Atene. Serve un piano d'azione. Giungi al limite dell'accampamento minoico. Visto da vicino, l'esercito minoico sembra ancora più minaccioso. Nel breve tempo intercorso hai formulato una decina di possibili piani d'azione, scartando quelli che persino tu hai ritenuto impossibili. Te ne sono rimasti 4. Arriverai in un battibaleno alla porta principale senza farti vedere? Oppure scivolerai nelle ombre fino alla tenda del comandante? Oppure preghi gli dei che ti assistano in battaglia? O ci ripensi? Meglio evitare Atene e dirigersi direttamente a Delfi. Scivolerò nelle ombre fino alla tenda del comandante. Non sai perché i minoici siano qui, ma di sicuro agli ateniesi la loro presenza non è affatto gradita. Re Egeo sarà di certo più felice di aiutarti se tu per primo gli darai una mano risolvendo il problema dell'assedio. E la maniera più rapida per risolvere il tutto è trattare col loro comandante o sbarazzarsi di lui. Senza farti notare, raccogli dei tizzoni da uno dei tanti bracieri sparsi per il campo e appicchi un incendio ad una tenda nella direzione esattamente opposta a quella nella quale intendi recarti. In breve, l'attenzione dell'accampamento è focalizzata sul tuo incendio doloso, permettendoti di sgattaiolare più facilmente fino alla tenda del comandante. Silenzioso come una volpe quando si avvicina alle ignare galline, giungi infine alla zona posteriore della tenda del comandante. Per fortuna le guardie che piantonano l'ingresso dal lato opposto non ti hanno ancora notato. Da dentro la tenda odi un sommesso russare. Il comandante probabilmente sta dormendo
La tenda è sufficientemente sollevata dal terreno da permetterti di entrare strisciando sotto di essa. Tiche, la dea della fortuna, di sicuro ti ha sorriso fino ad ora. Speri in cuor tuo che continui a farlo per un altro po'. Come preferisci procedere? Uccidere di nascosto il comandante potrebbe essere la soluzione più semplice per infliggere un duro colpo agli assedianti, mentre invece riuscire nelle trattative potrebbe assicurare il fatto che vadano via. Certo, intrufolarsi ti permetterebbe di vedere il comandante subito, ma forse sarebbe meglio presentarsi per le vie ufficiali. Cosa farai, Alceo? Chiederai udienza al comandante seguendo il protocollo ufficiale? In assoluto silenzio ucciderai il comandante? O proverai a convincere il comandante? In assoluto silenzio ucciderò il comandante. Se tu fossi il comandante di un esercito, non ti fideresti affatto di uno straniero che sgattaiola impunemente nella tua tenda. Molto meglio tagliare corto ed eliminare il problema alla radice. Anche qualora decidessero di restare, senza il loro comandante i minoici saranno di sicuro più deboli. Ti intrufoli nella tenda e noti un uomo imponente con addosso vesti di fattura minoica addormentato, fra pergamene e mappe. Probabilmente stava studiando il modo migliore per aprire un varco nella cinta muraria. Silenzioso e letale come uno scorpione, trafiggi l'uomo con la sua stessa spada all'altezza del cuore. Ti assicuri che la sua anima sia dipartita verso il regno di Ade, dopodiché metti il cadavere in ginocchio, facendogli assumere una posa tale da far pensare a coloro che lo troveranno che il comandante si sia suicidato. Non c'è nulla di meglio del suicidio del comandante per far perdere fiducia ai soldati. Ben fatto, Alceo. La lista delle tue gesta si accresce. Non intendi sfidare la buona sorte nemmeno un istante di più. Sgattaglioli via dallo stesso punto dal quale sei entrato e con estrema circospezione ti avvicini al limitare dell'accampamento in direzione delle mura di Atene. Ti è andata bene, quantomeno finora. Ora ti attendono circa 200 metri di campo aperto, ove sarai sotto il tiro degli arcieri ateniesi. Ti ripulisci dal camuffamento, metti bene in vista le tue insegne e regali, fai un bel respiro e scatti verso la porta. Nell'accampamento minoico scatta l'allarme. Probabilmente si saranno accorti della morte del loro comandante. Corri a perdifiato, urlando verso le mura che sei Alceo, figlio di Anfitrione di Tirinto, e che vuoi parlare con il re Egeo. Le frecce ti sibilano vicino, ma non ti colpiscono. Giungi sotto la porta di Atene, chiusa. Ti volti e vedi che dalle mura un nugolo di frecce parte verso i soldati minoici al tuo inseguimento, ferendone un paio. La porta si apre quanto basta per permetterti di sgattaiolare dentro. Col cuore che ti batte all'impazzata, ringrazi il tuo dio protettore per essere riuscito ad entrare ad Atene. Vieni portato dal comandante delle guardie, che si assicura sulla tua identità. Una volta messe le cose in chiaro, ti fa scortare verso il palazzo del re Egeo, sull'Acropoli. Tira un sospiro di sollievo e continua. Il palazzo del re Egeo si erge sulla sommità della collina più alta di Atene, l'Acropoli. Grazie alle tue insegne e regali, vieni ricevuto immediatamente dal re Egeo, che interrompe il consiglio di guerra in onore della sua amicizia con tuo padre Anfitrione. Ti inginocchi davanti a lui assiso sul trono. È un uomo dal piglio severo e dal fisico possente, sul quale gli anni hanno lasciato il loro segno, acuendone la maestà. Restate da soli nella sala del trono e gli spieghi tutta la tua incresciosa situazione. Intuendo che non c'è tempo da perdere e per evitare che le erinni ti massacrino all'interno del suo palazzo, il re ti conduce immediatamente nel vicino tempio della dea Atena. Lì, invocando ad alta voce la dea Atena ed elencando tutti i suoi antenati che attestano la sua discendenza divina, Egeo impone le sue mani su di te e invoca la purificazione della tua anima dai peccati commessi. Inspira profondamente. Le tue mani sono lorde del sangue dei tuoi stessi familiari, asserisce il re Egeo. Gli dei hanno ascoltato la mia preghiera. Ora devi restare qui a digiuno, fino a domani all'alba. Se gli Olimpi decideranno di aiutarti, le terribili erinni verranno richiamate sull'Olimpo, altrimenti entreranno qui stanotte
e ti infliggeranno i tormenti che meriti. Questo è tutto ciò che posso fare per te, giovane Alceo. Il resto è nelle mani degli dèi. Ringrazi profusamente il re Egeo, che ti affida la custodia dei sacerdoti del Tempio di Atena. Sei stanco per tutte le prove che hai dovuto affrontare durante la giornata e ti sdrai sul pavimento in marmo nei pressi dell'altare ove si staglia una bellissima statua della dea Atena. Non hai il coraggio di alzare gli occhi verso di lei. Temi che possa fulminarti con il suo sguardo carico di sdegno. Ti ritornano in mente le immagini di tua moglie Megara e dei tuoi figli. Ancora non riesci a credere di aver compiuto una simile atrocità. Tormentato dai sensi di colpa e dall'ira verso il tuo ignoto persecutore, ti accingi ad affrontare la notte. Che gli dèi ti proteggano. Come la divina Pizia di Delfi che si dimena e parla per enigmi dopo aver aspirato i fumi del divino burrone, così passa la tua notte, fra un delirio ed un incubo, alternando strazianti lamenti per le tue colpe commesse al cupo terrore che le rinni arrivino da un momento all'altro. Finalmente giunge l'alba, ti rimetti in piedi e ti affaci ad ammirare Eos dalle dita dorate, mentre sparge la sua soffusa luce su tutto il cosmo. Guardi l'orizzonte. Nessuna traccia delle rinni. Gli dèi hanno accolto le tue preghiere, giovane Alceo. Ti volti e vedi la solenne figura del re Egeo avvicinarsi verso di te. Corri verso di lui e ti inginocchi, stringendo la sua mano segnata dal tempo. Non me devi ringraziare, ma la clemenza degli Olimpi, dice Egeo facendoti cenno di alzarti. Che hanno richiamato le rinni. Tiri un sospiro di sollievo. Purtroppo la tua tregua sarà solo temporanea. Ben presto le furiose esecutrici della giustizia divina saranno di nuovo sulle tue tracce e non ti daranno tregua fino a che non sarai giunto a Delfi e avrai compreso la verità sulla tua triste vicenda. Ora va, giovane Alceo. Compi le tue abluzioni e rifocillati. Le tue tribolazioni non sono ancora finite, e neppure quelle di noi ateniesi. Lo sguardo triste del re è rivolto agli assedianti minoici fuori dalle mura. Ringraziando profusamente il re, ti rechi alla fonte e compi le dovute abluzioni. Una volta terminate, effettui una libagione di vino come ringraziamento al tuo dio protettore. Una volta lavato e rivestito con una fresca tunica di lino bianca, ti concedi una ricca colazione con latte, miele, frutta e dolci secchi. È un pasto davvero lauto, tenendo conto delle difficili condizioni in cui versano gli ateniesi. Il bagno e la colazione ti rimettono in sesto e ti infondono nuovo vigore. Goditi il momento di relax. Un messo trafelato arriva a rovinare il tranquillo idillio della tua colazione. Se ne vanno! I cretesi! Si stanno ritirando! Ti alzi di scatto e corri sulle mura, dove si sta radunando la maggior parte degli ateniesi. Ti fai strada fra la ressa e raggiungi il drappello di Opliti attorno al re Egeo, che fa cenno di farti passare. Giunto nei pressi del re, ammiri lo spettacolo dei minoici che smontano il campo e si dirigono verso le navi, mentre Apollo inizia la sua corsa col cocchio solare. Ammiri lo spettacolo dei minoici che smontano il campo e si dirigono verso le navi, mentre Apollo inizia la sua corsa col cocchio solare. Gli ateniesi sulle mura trattengono a stento la loro gioia, inneggiando ad Atene, alla dea Atena e al loro re Egeo. Il re si rivolge a te, mentre tutti attorno festeggiano. Quando sei arrivato, credevo che fossi un segno della sventura che stava per abbattersi su Atene, ma evidentemente mi sbagliavo. Faremo una grande catombe per ringraziare gli dèi per aver deciso di assisterci. Gli dèi siano sempre lodati. Ma chissà, forse ho contribuito anche io alla decisione dei cretesi, inscenando il suicidio del loro comandante. Re Egeo sgrana gli occhi. Ti prende in disparte e si fa raccontare per filo e per segno la tua coraggiosa impresa nel campo minoico. Alla fine del tuo racconto ti guarda con occhi carichi di stima e ammirazione. Figlio di Anfitrione, hai corso grandi rischi per la nostra città e di questo ti saremo sempre debitori.
il tuo nome sarà ricordato come salvatore di Atene. Così dicendo, re Egeo ti proclama ad alta voce eroe cittadino e la folla urlante grida il tuo nome al cielo. Scendi dalle mura mentre la folla ancora acclama il tuo nome e ti rechi assieme al re Egeo al palazzo reale. Lì ti viene fornita una nuova spada, qualora ne avessi bisogno, e una borsa con 20 pezzi di bronzo. Per le tue gesta, il re Egeo ti regala anche una delle sue migliori mandrie di bestiame. Ringrazi profusamente e chiedi la cortesia di tenerla nelle sue stalle fino a quando la situazione si sarà tranquillizzata e potrai tornare a Tebe con calma. La tua avventura continua. Consigli di Egeo. Arrivare a Delfi via mare è sicuramente la strada più breve, ti dice il re dopo aver consultato mappe ed oracoli. Una volta uscito ad Atene, ti consiglio di proseguire ad ovest, verso Eleusi. Dopodiché recati a Corinto e da lì salpa la volta del Tempio con una delle tante navi che sono nel porto. Ringrazi il re per i preziosi consigli. Il re Egeo è cordiale e allo stesso tempo autoritario. Figlio di Anfitrione, la strada per Delfi è ancora lunga, ma quantomeno i cretesi non la intralceranno. Ricorda che le instancabili Erinni saranno presto le tue calcagna. La tattica migliore per rallentarle è cercare di mescolarti il più possibile alla folla. Se resti da solo troppo a lungo, ti saranno addosso, rapide e inesorabili come le saette della dea Artemide. Ringrazi profusamente il re per il suo inestimabile aiuto e prendi commiato da lui. Mentre cammini lungo le strade della città, elevi una preghiera al tuo dio protettore ed esci dalle grandi porte di Atene. Un nuovo viaggio ti aspetta. Lasci alle tue spalle la città di Atene. Con un certo sollievo noti che non ci sono sagome all'orizzonte che possano ricordare le Erinni. Sai che questa situazione non durerà a lungo. Meglio affrettarsi verso Delfi, ove agli dei piacendo scoprirai chi ti ha messo in questa terribile situazione. Calliope ti appare. Bravo, Alceo. Sei stato davvero abile ad arrivare fin qui. D'ora in avanti ti confronterai con pericoli ancora maggiori. Incredibili avventure ti attendono nella versione completa. Non preoccuparti però, io sarò sempre con te. Insieme ce la faremo.